Bene ragazzi, avrete trovato nel gruppo Facebook un link che vi porta a questa mappa concettuale che vi descrive e sintetizza quella che è l'analisi numerica, quella branca della matematica, come vedete, che è fondata sulla teoria degli errori e si occupa della risoluzione di una vastissima quantità di problemi che, come vedete, vanno dal calcolo di valori di funzioni ai problemi di interpolazione, estrapolazione o di regressione. Problemi di ottimizzazione, calcolo approssimato di integrali definiti. Oggi ci concentreremo in particolare sulla risoluzione approssimata di equazioni. Queste possono essere differenziali o algebriche. Tra le equazioni algebriche, vedete, c'è tutta la categoria delle equazioni e quindi dei sistemi lineari. Vedete il metodo di Gauss, il metodo di eliminazione che abbiamo già incontrato. E oggi parleremo in particolare di come calcolare in modo approssimato gli zeri di una funzione. Cosa c'entra con la risoluzione delle equazioni? Beh, sono due problemi equivalenti. Infatti, risolvere equazioni significa trovare gli zeri di funzioni. Se noi scriviamo un'equazione in questa forma, f di x uguale a 0, risolverla significa determinare gli zeri della funzione y uguale a f di x, cioè le sue intersezioni con l'asse x. La prima cosa che bisogna fare, prima ancora di applicare il metodo numerico che tra un po' vi descriverò, è separare le radici. Cosa significa? Non spaventiamoci questa slide, ve la descrivo in maniera grafica. Noi abbiamo qui una funzione continua, banalmente un polinomio, come detto, di quinto grado, ha sicuramente una radice reale, come ben sapete, grado dispari, no? In effetti ha solo questa radice reale, quella che vedete, non riusciamo a calcolarla però in modo esatto con i metodi dell'algebra. Chiamiamola z, questa radice, questo zero della nostra funzione. Cosa facciamo? Fissiamo un intervallo chiuso e limitato, come dice il teorema di Weierstrass, no? AB sono gli estremi del nostro intervallo. Come vedete, in A la funzione assume valori negativi, in B assume un valore positivo. Cosa significa? Che appunto per il teorema di Weierstrass o di Bolzano-Weierstrass, la funzione essendo continua a un certo punto taglierà l'asse x e lo farà in questo punto che noi abbiamo chiamato z. Vi faccio notare che questa funzione in particolare è strettamente crescente da 0 in poi. Ossia la sua derivata prima, quindi sarà strettamente maggiore di 0. Questo ci assicura che lo 0 della nostra funzione non solo esiste, ma è unico. E questo è in effetti quello che stavo cercando di farvi vedere. Adesso forse questa slide è un pochino più familiare, più comprensibile. Vedete, è un teorema di esistenza e di unicità, come spesso si hanno in matematica. Quindi, è in pratica il teorema di Weierstrass rivisto, no? Il teorema dell'esistenza che cos'è? Dice che laddove la funzione assuma valori di segno opposto agli estremi di un intervallo, allora lì dentro quell'intervallo in un punto interno adesso essa si annulla, cioè taglia l'asse x. Se la funzione è monotona crescente o decrescente, quindi se la sua derivata prima è maggiore o minore di 0, allora questo 0 è unico. Esiste anche una versione di questo teorema con la derivata seconda, ma insomma, giusto per completezza l'ho messo qui, ma attualmente non ci serve. Andiamo a vedere qual è l'obiettivo di un metodo numerico in generale. Quelli per la risoluzione di equazioni in cosa consistono? Nel costruire, nel ricercare una sequenza di valori, una sequenza di ascisse, vedete, ecco perché le abbiamo chiamate x con 0, 1, 2, eccetera, che si avvicinano sempre di più a questo z, quindi tali che anche la loro differenza sia minore di un certo epsilon molto piccolo che noi fissiamo all'inizio. Quindi ci si aspetta che l'ennesimo valore di questa sequenza, che chiaramente può tendere all'infinito, ma a un certo punto dovremo fermarci, ecco, questo valore sia vicino a z quanto vogliamo. Un'alternativa, diciamo, per stoppare, per terminare il nostro algoritmo, il nostro metodo, è quello di calcolare il valore di f in x con n, quindi nell'ennesimo elemento di questa successione, e verificare che il suo valore è circa 0. Detto in maniera più semplice, se epsilon vale 10 alla meno 6, ecco, questa condizione significa che
f in questo x con n sarà uguale a 0 a meno di 19, quindi 0 quasi fino alla stessa cifra decimale. Il metodo di bisezione in cosa consiste? Quindi il primo dei due che andrò a descrivervi. Significa, lo dice la parola stessa, nel bisecare, nel tagliare in due il nostro intervallo. Ecco, una volta avuti A e B, fissati A e B, noi prendiamo come prima approssimazione del nostro z il valore x con 1. Cosa succede? L'x con 1, la funzione, come vedete, assume valore negativo. Questo cosa vorrà dire? Che per il teorema che abbiamo visto prima dell'esistenza, in questo caso anche dell'unicità, dello 0, z non potrà trovarsi tra a e x con 1, in quanto appunto la funzione non cambia segno, ma z si troverà tra x con 1 e b. Come vedete, in x con 1, ripeto, la funzione è negativa, in b è positiva. Se non che, di nuovo, bisezioniamo il nostro intervallo, quindi questa metà dell'intervallo di partenza, e il successivo punto medio sarà l'elemento successivo della nostra successione. Perdonate il gioco di parole, e lo chiameremo x con 2. Cosa succede in x con 2? La funzione è positiva. Benissimo. Allora vorrà dire che z cadrà tra x con 1 e x con 2, e così via. Noi prendiamo di nuovo il punto medio finché non arriviamo ad una precisione, alla precisione voluta. Guardate, io anche vi ho anche linkato dei fogli elettronici su cui ho implementato i metodi che vedremo di bisezione, tra un po' quello di Newton. Qui, come vedete, è una procedura in cui una volta che il sistema riconosce il segno, no? Quindi va a vedere quant'è il prodotto tra f di a ed f di b, se questo è negativo, allora vuol dire che la radice si trova tra a ed m, quello che succederà, per esempio, ecco, vedete, in questo caso, al terzo passaggio. Altrimenti la radice, lo z, si troverà nella seconda metà dell'intervallo. Ecco perché continuo a parlare di metà. Quello che si dimezza è anche l'errore. Guardate, io ho fissato in maniera appositamente, come estremi dell'intervallo, 0 e 1. Quindi il punto medio sarà evidentemente 0,5. L'errore che io commetto è appunto di 0,5, cioè sbaglio al più di una metà dell'ampiezza di questo intervallo. Se io ripeto iterativamente, diciamo, questa procedura, quello che ho è che l'errore sarà sempre la metà di quello successivo, ma se l'ampiezza iniziale era 1, vuol dire che il mio errore sarà un mezzo, un quarto, un ottavo, un sedicesimo e così via. Questo ci aiuta anche per stabilire a priori quella che è la precisione della soluzione che io poi vado a trovare. Ad esempio, vedete che al decimo passaggio io trovo un errore che è più piccolo di 1 su 1024, quindi più piccolo di evidentemente di 1 su 1000, cioè vuol dire che ho le prime tre cifre decimali corrette, in questo caso possono essere le prime tre cifre decimali corrette. Vedete, tre zeri e poi l'errore sulla quarta cifra. Ecco, dopo 20 iterazioni, dopo 20 applicazioni del metodo di bisezione, riesco a trovare la mia soluzione approssimata con 5 cifre decimali esatte. Come vedete anche dal grafico, ecco, più o meno si trova un pochino dopo 0,8. In cosa consiste quindi questo metodo di bisezione? Consiste appunto nel dimezzare di volta in volta gli intervalli che noi andiamo a considerare. Il metodo di Newton, o metodo delle tangenti, è molto molto più rapido, almeno normalmente è così. In cosa consiste? Nell'approssimare la nostra funzione con la retta tangente in un determinato punto. Allora, anche qui guardiamolo prima graficamente. Le applet di GeoGebra le avete linkate, quindi tranquilli, potete rivederle quante volte vorrete. Ecco, questa è la nostra funzione di prima, un po' più schiacciata la finestra, però, ecco, in cosa consiste il metodo di Newton? Innanzitutto dobbiamo fissare un punto che, guardate, in questo caso è arbitrario. Io lo prendo sicuramente maggiore di 0 come valore iniziale, perché la mia derivata, vi ricordo, è strettamente positiva per x maggiore di 0. Comunque, può essere 1, può essere 0,5, un punto qualsiasi. Ok.
cosa facciamo? Consideriamo il valore della funzione in questo punto x con 0. È la retta tangente al grafico della funzione, che è quello in blu, proprio in questo punticino nero. Eccola qui. Allora io considero come approssimazione del mio z, dello 0 della funzione, lo 0 della retta tangente, cioè questo punto che vedete adesso evidenziato che è x con 1. Ripeto il procedimento, quindi riconsidero il valore della funzione, in questo punto x con 1, di nuovo riconsidero la retta tangente, eccola qui, intersecherà l'asse x in questo nuovo punto che chiamerò x con 2, che sarà la successiva approssimazione del mio z. Guardate, l'applet è fatto in modo che voi x con 0 lo possiate cambiare in modo arbitrario, almeno insomma, per valori non molto più grandi, diciamo, di quello da cercare. Questo per vedere graficamente in cosa esso consista. Concludo facendovi vedere quella che è l'iterazione che si usa. Ecco, questa è l'equazione della retta tangente. Quindi la retta tangente al grafico nel punto di coordinate x con 0, f di x con 0, la conoscete bene, l'abbiamo vista parlando della derivata prima. Ecco, questa retta si annulla, quindi a y, poniamo y uguale a 0, se questa x, vedete che ha lo stesso colore, vale questa espressione, x con 0 meno eccetera. Vi faccio notare che f' sta al denominatore, ma non abbiamo problemi in questo senso perché per il teorema dell'unicità dello 0, se ricordate, f' deve essere, almeno la dobbiamo prendere in modo che sia diversa da 0. Ecco perché è importante quella procedura che vi descrivevo all'inizio. Iterando questo procedimento non facciamo altro che generare una sequenza di valori x con n che tendono a z. Per concludere vi faccio vedere in quanti passi noi riusciamo ad avere la stessa approssimazione che abbiamo ottenuto prima col metodo di bisezione. Eccola qui, addirittura con 5 passi o meno noi riusciamo ad avere la soluzione approssimata con 5, anzi 6 cifre decimali esatte. Bene, la mia spiegazione è terminata. Ci vediamo in classe poi per esercitarci con questi metodi numerici. Alla prossima!